Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui con me su The Outer Worlds, anzi benvenuti qui con me su The Outer Worlds. Iniziamo questo walkthrough, ragazzi, su questo gioco che aspetto di giocare da moltissimo e che mi sono rifiutato di giocare nonostante l'avessi preso al day one, perché appunto, come sapete, non avevo il mio monitor che era in riparazione, in assistenza. Al momento siamo pronti per iniziarlo, ragazzi. Iniziamo istantaneamente, non ci incischiamo e capirete da soli se non conoscete il gioco, anche se credo che comunque sappiate bene o male di che cosa si tratta. Insomma, credo capirete, anzi sono sicuro capirete, perché la intro l'ho già vista, perché era già stata mostrata, o comunque almeno in parte era già stata mostrata sotto forma di trailer o come presentazione nei mesi scorsi. Quindi niente, dai, andiamo. Direi che come modalità facciamo sempre normale. Sottotitoli sì, mostrare sottotitoli battute sì, sì. Sì. Via. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Avete capito, ragazzi? C'è una colonia che è descritta dai giornali e dalla pubblicità come un mondo praticamente ideale in cui trasferirsi in 10 anni, che vabbè passeranno in pochissimo perché si viaggia in ibernazione, come questi ragazzini qua sulla nave Speranza, che però purtroppo si sono ritrovati fottuti perché la nave è andata alla deriva e le corporazioni non hanno intenzione di aiutarli. Dunque, verremo risvegliati a quanto pare, quindi cosa possiamo fare? Allora, vediamo un po'. Raga, io direi di partire con un buon a tutto, perché sinceramente, raga, di alzare cose particolari non saprei, non conoscendo bene come funziona. Io direi di partire con un più uno ad ogni attributo, e poi al massimo andiamo, insomma, andiamo a modificare con le abilità specifiche interessate dagli attributi. Quindi direi di sì, andiamo avanti. Ok, abilità. Direi così, raga. Comunicazione e comando. Comunicazione perché appunto nei dialoghi si sbloccano appunto sempre come un po' sullo stile di Fallout. Credo si sblocchino delle interazioni ulteriori. E comando perché mi sembra che diano delle cose abbastanza utili. Dei bonus utilissimi. Ho visto che c'è qui un... Cos'è sta roba? Bonus abilità compagno alle abilità giocatore più 100%, sembra una roba assurda, cioè praticamente duplica il bonus che viene dato dalle abilità dei compagni, quindi sembrano cose abbastanza, abbastanza utili. Poi comunque al massimo, come vi ho detto, andiamo a ribilanciare certe cose con i punti abilità che otterremo salendo di livello. Attitudine.
Come attitudine, raga, non so, ma non saprei proprio, non ho la più pallida idea. Non so, ce ne sono tante di carine. Direi che attitudine possiamo mettere, che ne so, in linea con il fatto di avere una persuasione buona, metterei cassiera subordinata non supervisore. Altrimenti specialista operativa de degli ascensori, anche sarebbe figo che ti dà ingegneria più uno. Mettiamo questo, Not raga, much dai. risk of injury in this profession. Dai, ci sta. Personaggio, ok. Questo è il mio ragazzone, ragazzi. Direi che ci sta. Ci sta. I colori dei capelli sono fighissimi in questo gioco, raga. Ci sono dei colori che sono stranissimi, tipo doppi, no? Con queste sfumature incredibili. Ero parecchio indeciso, ma poi ho scelto questo mezzo biondo ramato, robe strane. Figo, mi piace così il colore, la barba uguale. E direi di andare. Il mio nome è figa, il mio nome è. Direi che un bel Sean Davis fa per noi, raga. Ci sta, accettiamo, andiamo. È per noi. Ci sta, è giusto, è il nostro, via. Sì, ci siamo, è giusto così. È giustissimo così. Vai. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Terra 2. Perché terrarium in italiano è bruttissimo. Siamo in un altro sistema, ragazzi, mi sembra. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see it. Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Quindi ora andiamo su Terra 2 per cercare di trovare il modo di sistemare la sua nave. Perfetto. Ha soldato un contrabbandiere per farci dare una mano. Ok. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one of a kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure.
I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Ottimo così. Hawthorne, ok. Buongiorno. Good. Hawthorne should be close by. Vediamo un po'. What in law's name? Is that him? No. That idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Lui doveva essere il nostro specialista? Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, eh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Sono senza parole. Ma pensa a te. Incredibile. Cioè noi siamo atterrati su un coglione che stava fermo ad aspettarci. E lui doveva essere uno specialista, un furbone. Va bene, va bene, va bene, va bene. Possiamo fottere la sua nave tranquillamente, almeno quello. Teoria di farti scoprire, left control, vabbè, ovviamente. Qui c'è un tipello. Esploso, tra l'altro. Mentre ti muovi furtivamente, usa l'erba alta, le rocce, altre coperture per nasconderti dei nemici. In questo modo potrai attraversarli e coglierli di sorpresa per... O coglierli per sorpresa, di sorpresa per attaccarli. Due cani di timidi. Indicatore di attenzione. Sopra la testa dei nemici dimostreranno se sono ignari, sospettosi, intenti a indagare o allerta. Adesso credo sia intento a indagare, o forse sospettoso, non lo so. Nel dubbio noi proseguiamo tranquillamente, signori belli. Siamo in una grotta. Che cazzo sta succedendo? Aia. Usa l'indicatore medico, l'inalatore medico d'emergenza per curarti. F. Ok. Con F ci curiamo. Hey, you, come here. Ciao, Bomber. Try the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Resta seduto, ora vedo di ricucirti. Cosa ti è successo? Cosa ti è successo? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. A quanto pare no. Then my gun misfired, right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Stai facendo là fuori, ti stai nascondendo in cave... Vabbè. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Cos'è questa storia dei predoni che stai facendo là fuori? Ti stai nascondendo in una caverna e hai bloccato l'uscita. Sei praticamente morto. Che stai facendo là fuori? Investigating an illegally grounded ship. All spacecraft must arrive and depart from la nostra? That's board law, that is. Some hull had grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Sì, quindi la nave è palesemente quella che dobbiamo prendere noi, quella del contrabbandiere. Un'idea migliore, dammi la tua pistola e andrò a chiedere aiuto. Perdonatemi. Ok, scusatemi. Qualcuno ha fatto atterrare illegalmente una nave, gli darò la caccia per te. Mi sembra stupido. Sei proprio un idiota, dammi la... No, vabbè. Qualcuno ha fatto una... No, sì, sarebbe il caso di andare a cercare aiuto, effettivamente. Che cos'è questo? Skippy, tipo? Che cazzo è questo, boh? Qualcuno ha fatto una... Gli darò la caccia per te? Non ha senso, no. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo. Not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all.
All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Cioè, tu sei veramente tipo... indottrinato. Madonna mia. Guardia Pelham. Allora, puoi dirmi dove si trova? Sei qualcosa della speranza. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Sì, non dove si trova, dove mi trovo era. Sei qualcosa della speranza. Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ok. Va bene. Bella lì. Ok, ora abbiamo una pistola. Possiamo attaccare. E la sensibilità, ragazzo mio. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ok, signore, ho sistemato un momento la sensibilità. Adesso ci siamo. Smontiamo tutto. Parapum. Le mie orecchie. Ehi, ma che cos'è sta roba? Non stavo capendo che cosa stesse dicendo Phineas, ma... In ogni caso, rilevate complicazioni nell'ibernazione. Dilatazione tattica del tempo. A causa delle complicazioni derivanti dal risveglio dopo un'ibernazione prolungata, il tuo cervello elabora il concetto di tempo in modo diverso. Premendo il pulsante della dilatazione tattica del tempo, DTT, il mondo rallenterà, dandoti tempo di pensare e agire. Questa modalità ha una durata limitata. Rimanendo fermo, l'indicatore DTT si consuma molto lentamente, ma muovendoti attaccando si consuma più velocemente. L'indicatore si ripristina lentamente con il passare del tempo. Interessantissimo, con cui attiviamo la DTT. Dilatazione tattica del tempo. Grazie mille, fratello. Sei stato utilissimo. Ma ho tipo la... Sbaglio o... Ho aperto l'inventario, sì. Gestione delle armi. Puoi equipaggiare fino a 4 armi contemporaneamente, trascinando nell'isola dalla parte alta dello schermo. In questa pagina puoi anche ispezionare le tue armi, confrontarle, contrassegnarle come rottami o smantellarle per ottenere le parti. Giocatori con l'abilità ingegneria possono inoltre riparare le proprie armi in questa schermata. Va bene, fantastico. Incredibile. Ma a parte questo, volevo equipaggiare... Fantastico. Volevo equipaggiare questa per poter magari shottare... Di brutto? Oh Cristo! Beh, non me ne ero accorto, raga. Posso dirvi proprio sinceramente che non mi ero accorto, ma nella maniera più assoluta, del fatto che ci fosse un... dell'esplosivo lì? Zero, proprio. Zero. Hacking e scassinamento. Abilità di hacking e scassinamento ti consigliano di entrare in posti in cui non dovresti. I grimmagnetici, non i grimaldelli. I grimmagnetici vengono utilizzati per scassinare le serrature e i derivatori per violare le crittografie dei computer. Se la tua abilità è a un livello tale da poter aggirare la sicurezza, vedrai quanti grimmagnetici o derivatori ti consentono e quanto tempo ci... ti servono e quanto tempo ci vorrà. Man mano che la tua abilità aumenta di livello, il numero di oggetti da usare diminuisce e il processo diventa sempre più veloce. Fantastico. Qui, per esempio, mi servono 5 grimmagnetici, ma... No, aspetta. Ah no, l'abilità è che mi serve 5, però mi servono 4 grimmagnetici e io ne ho soltanto 3. Quindi, come non Dazio. Allora, proseguiamo. Qui c'è un altro stronzone, però non c'è niente da far esplodere questo giro. Bene, che così almeno non mi suicido, evito di ammazzarmi da solo. Non fare caso a me. Per carità di Dio. Ho preso una sciabola che magari poi vendo. Questo l'ho seccato. Easy peasy. Dove è finito il corpo però? Qua. Vando lo predone. Era vuoto. Non aveva... Eccio. Due colpi alla testa bastano per adesso. Io non vedo i cadaveri però, raga, è un problema, perché se cadono nelle fresche frasche io non vedo una sega, ma va bene così. Va bene così. E questi? No, questi qui sono con l'altro tipo. Get over here before you
Stai calma, che non ci ha ammazzati abbastanza. Call on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Ma voi siete comunque, cioè, avete dei problemi, cazzo. Cioè, siete fissati con la legge, cioè, siete dei figli della Costituzione. Cioè, è soltanto una violazione di atterraggio, lascia perdere. Ho sentito. Ho trovato uno dei tuoi compagni rintanato in una grotta. Ecco, questo magari... Ho già avuto a che fare con un paio di questi predoni, non mi hanno particolarmente colpito, ma no. Vabbè, insomma. Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. Abbiamo capito. Need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Sì, non ho bisogno che tu mi faccia propaganda sulla tua stronzata. La pubblicità dopo, cioè, siamo ok. Comunque, ho detto questa cosa a lei, sapendo che lui mi aveva chiesto per favore di non dirlo, che comunque non l'avrebbe messo, cioè mi aveva detto che non avrebbe messo nel rapporto il fatto che io l'avessi aiutato, perché non sono autorizzati, però l'altro era un insulto, quindi forse meglio così. Si tirano forse indietro di fronte a una sfida? Ci penso io. Well, sometimes management's real good at cost benefit analysis. But seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Madonna mia, sono dei rincoglioniti questi. Thomas, sì. Diciamo cosa a caso, che non si sa mai. Oh, ma il mirino? Scusa, ma... Ah, ma perché stiamo mirando in un punto sbagliato? Ma scusa, ma perché? C'è il mirino che è rotto, raga. Perché... C'è l'arma? Ah, il mirino, ma spara in un... What the fuck? Non sto capendo. Perché c'è un puntino sopra il mirino? Non ho capito. Non ho compreso, Bomber. Io le sciabole le prendo perché poi le vendo tutte al massimo. Non ho compreso comunque, raga, che cosa significhi questo puntino sopra. Cioè, sicuramente è dove effettivamente va a finire il colpo. Ma mi fotte la mira, cioè non riesco a capire dove... Cioè, tipo, prima stavo sparando, ero convinto di prendere la gente, ma niente. Noi, cioè... Lei compila il rapporto, vabbè. Ciao, Mercer, io entro. Fate un po' quel cazzo che volete. Puoi spostarsi verso l'altro luogo che è sbloccato? Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Ma stai zitto. Non sono un predone. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. No. Failure to do so will result in your immediate destruction. No. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal detection. Non ho preso niente davvero, fra. Ma è scema? You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Ma che... I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ma è morto! Hawthorne avrebbe potuto incontrare... Eh? Lo capito, non è rimasto che altro che Marco Rosso sulla mia capsula di salvataggio. Non si dice! I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ma io sono Captain Hawthorne. Capisci che bisogna che io sia il Capitano Hawthorne, altrimenti non puoi volare. Well done, Captain Hawthorne.
I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Ma non doveva essere messa in... cioè, non doveva essere in buone condizioni questa nave. Dubito che troverò un componente simile abbandonato in un garage. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Perfetto. Aumento di livello. Hai ottenuto una promozione, complimenti, hai accumulato abbastanza esperienza per salire di livello. Apri il registro del personaggio per farlo evolvere. Evolvere. Quando passi a un livello successivo i tuoi punti salute aumentano, ottieni i punti per potenziare le tue abilità e ricevi un nuovo vantaggio a livelli alterni. Continua a salire di livello, in men che non si dica farai parte della dirigenza. Che cazzo. Va bene, ok. Allora, due cose, dei vantaggi, allora vediamo sti vantaggi. Miglioramento di abilità, ma chi è questa bomber? Ah, corso per futuri dirigenti di zia Clio, che è la tipa di cui parlava prima il bomber che abbiamo trovato nella grotta. E non ho capito, l'ha legata a lui, l'ha legata alla droga, che cazzo c'è? Vabbè. Una volta che sei di livello ottieni dei punti abilità per usare, da usare per migliorare le tue abilità. E fin qua ci siamo, usare punti abilità per un'abilità di base, mischia, migliora tutte le abilità specializzate di quel gruppo fino a un massimo di 50 punti. Quando raggiungi 50 punti puoi aggiungere punti direttamente alle abilità specializzate fino a 100. Ok, va bene, ci siamo. Ogni abilità migliora con l'aumentare dei punti. Ma ogni 20 punti sblocchi dei bonus speciali. Leggi la descrizione dell'abilità per avere maggiori informazioni. Questo l'abbiamo già visto nella creazione del personaggio. L'armatura, i consumabili e gli effetti di stato possono crescere o diminuire temporaneamente le tue abilità. Questo migliora o peggiora le verifiche di verifiche di abilità e i bonus passivi, ma non aggiunge né toglie potenziamenti sbloccati. Ok, va bene, quindi va bene, ci siamo capiti. Lavorando diligentemente e migliorando, ti potrai diventare anche tu un dirigente di medio livello. Va bene, abbiamo capito. Grazie. Come faccio a togliere? Oh, cazzo. Ok. Cosa aumento? Dunque. Così, raga. Sì, dai, va bene così. Abbiamo aumentato un po' di robetta. Ci sta, onesto. Tra l'altro così sblocchia... Ah no, giusto. È vero che non ci sblocca questo... Le abilità di base non vengono sbloccate se... se il livello che abbiamo è... cioè, se la nostra armatura contribuisce a raggiungere il livello che è richiesto per sbloccare le abilità di base. Madonna, che bomber. Allora... applichiamo così, va bene, siamo felici di aver sbloccato questa roba qui. Puoi ordinare ai tuoi compagni di usare la loro abilità speciale sul nemico che hai preso di mira. A. Capacità compagno 1, capacità compagno 2. C o V. Va bene, non ho compagni, ma... Puoi ordinare ai tuoi compagni di eseguire attacchi speciali, sì, questa cosa qui, sì, grazie mille, tanto non è che me ne faccia di un cazzo. Va bene, perfetto, punti vantaggio disponibili, calma. Selezione dei vantaggi, questa è la selezione dei vantaggi. In questa schermata puoi scegliere quali vantaggi acquistare con i punti vantaggio. Ogni due livelli ottieni un punto vantaggio. Ma non solo, i punti vantaggio si possono ottenere anche durante il gioco, ad esempio accettando un difetto. Quando acquisisci 5 nuovi vantaggi avrai a disposizione una nuova classe di vantaggi. Perfetto, andiamo a vedere che vantaggio prendere. Ma io adesso al momento sbloccherei magari tipo un più 50 di... A parte che quanto peso ho? Minchia, 15 su 100, ha voglia. No, sbloccherei... La velocità di... cioè, più 50% velocità di ricarica della dilatazione tattica del tempo per adesso, che secondo me ci può stare. Questo è fatto, perfetto, possiamo uscire, direi. Buongiorno, ragazzi, tutto a posto? Dove devo andare? Assolutamente. Ma figurati. Well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay.
Ma figurati, poi la mia busta paga, tra l'altro, è incredibile, cioè veramente, io lavoro qui da 20 anni almeno. Davvero? Anche se ho curato il tuo amico? Deve esserci un equivoco, sono un ispettore di sicurezza delle navi interstellari. Ma chi cazzo ci crede? Però con Menzogna 5 funziona, vabbè. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Cioè, sono tutti disabili comunque. Ma cosa vuol dire? Cioè, io sono arrivato e ho detto, ma sì, io ho aiutato il tuo amico, boh, così. Dopo mezz'ora dico, no, ma in realtà io sono un ispettore, cioè, ovviamente, non te l'ho detto perché mi sembrava ovvio. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, ma che senso ha? Qui? Ciao, bello. Esplodi, bastardo. Voi non avete niente, siete dei residenti ammazzati dai predoni. Cos'è sto bordello? Oh, figlio di puttana! Easy! Pigliamo tutto quello che avete addosso. Io prendo tutto. Anche se non avete praticamente nulla perché fate cagare. 1, 2, 3. A posto. Dobbiamo andare a Lungacqua. Ma possiamo vedere un attimo che... Personaggio di vita, diario. Ecco, diario. Straniera in terra straniera. Ho bisogno del tuo aiuto per mettere un posto... Ma prima devi procurarti un mezzo di trasporto. Ah, ecco, giusto. Dobbiamo trovare il regolatore di energia. Giusto. Ah, ti ha consigliato di cercare aiuto nel vicino insediamento di Lungacqua. Parla con chiunque comandi la città. Giusto, 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 giusto. Perfetto. Ok, allora andiamo. Proseguiamo tranquillamente. Andiamo a Lungacqua. Ok, signori, siamo arrivati qui a Longwater, Lungacqua. Where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Me ne sono reso conto. Sono solo la mia capsula si è schiantata oltre qua. Sapere che non sono un padrone. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Ma chi sei tu? Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Sono tutti parte di questa. Quindi Lungacqua è una città che fa parte proprio delle soluzioni spaziali, come organizzazione, come famiglia, quando dicono, ma comunque, okay, come. Comunque ci siamo capiti. Con chi devo parlare per avere un regolatore? Voglio fare un po' di soldi mentre mi trovo qui. Sembra che. Vediamo, vabbè, chiediamo un po' di domande, facciamo un po' di Definitely domande a not the caso. junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Dobbiamo andare da Riz, quindi ok. Io faccio quello che mi pare, stai parlando della cosa non mi interessa, mi stai facendo un Edgewater is lavoro? a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Va bene, quindi ok, sì. Lui praticamente sotterra dei cadaveri fondamentalmente e i cimiteri lì li affittano, tra virgolette. Quello che ho riscontrato... Beh, perché no? La gente che... Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Bene, riscuotere i contributi per te. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. He just is. Look, I don't want to get into it. Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists, what got lost in the aether, never to be found again.
Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing, far as rumors go. There a reason you asking? No, non vorremmo, non voglio attirare attenzioni indesiderate. Cambiamo argomento. Something I can do for you? No, lascia perdere. Yeah? Parliamo dei predoni, vediamo un attimo dei predoni. Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see? Hence the armed guards. Well, if you're gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. She pays for marauders by the finger. Interessante anche questo. Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna dock my pay. Quindi sono dei nemici diretti delle soluzioni spaziali. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Va bene, dai. Andiamo. Comunque, raga, finché mi ho l'interesse, ovviamente... farò dei dialoghi anche un pochino più lunghi, come questo che avete visto, per capire un po' come funziona la società e come funzionano le diverse zone delle colonie. Per esempio, qui abbiamo visto che sono tutti devoti alle soluzioni spaziali perché gli danno lavoro, una casa, fondamentalmente. Comunque, entriamo a Lungacqua, dai. Ok. Allora, dobbiamo andare dal capo della città. Intanto guardiamoci un pochino intorno per vedere... Per vedere un po' se c'è roba interessante. Bar delle soluzioni spaziali, poi vabbè, ovviamente me le esploro per i cazzi miei, la città. Vedo se ci sono delle secondarie e cerco un pochino di roba. Nel frattempo noi comunque dirigiamoci dal capo della città. Ascensore. Al momento non abbiamo molto, comunque. Abbiamo soltanto questa pistola e questa lama. Buongiorno, Reed. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Sì, sono qua davanti. Miss Holcomb, you and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Vabbè, buongiorno. Sì. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Tu sei Reed? Mi hanno detto che dovrei parlare con te. Tu devi essere il capo della città. I'm Reed Thompson, outpost administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. No, e quindi lui è della società, è delle soluzioni spaziali, amministratore dell'avamposto, sottolineo, che ha detto, quindi non è un sindaco, è un amministratore dell'avamposto delle soluzioni spaziali, suppongo. Credo che tu ti sia fatto un'idea sbagliata di me, uniforme, di che diavolo parli? Io non lavoro per le soluzioni spaziali. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. La mia nave ha bisogno di riparazioni. Sto cercando un regolatore di energia. Beh, sì. L'unico regolatore che abbiamo è collegato al transformer. Mr. Thompson non è liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab.
It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down mostly to the thermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power shut down, you can have their regulator and be along on your way. Ok, quindi praticamente dobbiamo dirottare l'elettricità, staccarla e poi... staccare quella della, dell'impianto geotermico e poi prendere il regolatore. Esatto, praticamente abbandonato. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters. Former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Dovrò vedere, cercare di sistemare le cose perché non voglio ovviamente toglierli da lì perché avranno probabilmente un buon motivo per essersene andati da questa città che con un capo del genere probabilmente, cioè, insomma, è comprensibile. Do una bella sommetta per ognuno di quelli che farò fuori. No, questo assolutamente no. Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Dimmi. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go. And that it's time her band of deserters came back to town. Va bene. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Non mi dispiacerebbe avere un po' di compagnia, assolutamente no. Great. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Lei un ingegnere. Best of luck to you and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Mettiamoci al lavoro. Mi sta prendendo molto, cioè mi sta interessando molto questa, soprattutto perché è ben, molto ben descritta la situazione sociale, politica, economica, molto figo. Ora hai un compagno, i compagni sono personaggi che si uniscono alle tue avventure e ti aiutano in vari modi. I compagni sono al tuo fianco nei combattimenti, le loro abilità migliorano le tue abilità, aumentano la capacità di carico e puoi sbloccare speciali doti di combattimento dei compagni utilizzando l'abilità ispirazione, che è quella che effettivamente ho già sbloccato. Ok. Scopri più sui tuoi compagni nel registro compagni. Va bene. Alcune persone potrebbero richiederti di completare altre missioni prima di offrire il proprio aiuto. Controlla i requisiti nel registro delle missioni. Ciao, Parvati. Ok. Buongiorno, possiamo parlare qui ora? Hey, mister, can we talk? Sorry. Vorrei parlare anch'io. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Sul punto di vista sulla faccenda perché si tratta del suo lavoro, roba simile, ok. Parli di disertori, in questo caso quale sarebbe l'altra parte della storia? Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Sì, e l'avevo inteso. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. Infatti. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Il vicario?
Ma lei non può fare, vedremo di farci un salto. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. Ovviamente. Assolutamente, Bomber. Sono absolutely d'accordo. Ragazzi, io direi che comunque per questo primo episodio di Outer Worlds possiamo finire qui. Mi sta intrigando molto. Non lo so, mi piace, mi fa davvero venire voglia di continuarlo a giocare istantaneamente. Quindi, buonissima cosa. Quelle cose, quegli indicatori in basso a destra. Sinistra, che cazzo sono? Z? Oh no, wait. X? X non fa assolutamente niente. C credo sia... Ok. X non so cosa sia. Ah, è target un nemico, ok. È targettare un tipo. E la C è utilizza la tua abilità incredibile. Quindi abbiamo ZXC che hanno queste funzionalità per il compagno, che per adesso è Parvati, che mi sembra anche una bomberissima. Quindi ci sta, insomma. Raga, ci becchiamo nel prossimo episodio. Sono convinto. Vediamo soltanto un attimo nel... mica, guardate qua. Guardate quante lame abbiamo. Adesso le vado a vendere tutte. Riepilogo? Ma non riepilogo, dov'è? Il diario, eccolo. Signore interessaniera, va bene, quando luce consiglio il messaggio di Reed. Ah, ok, quindi... quindi sì, dobbiamo sì reindirizzare l'energia dell'impianto geotermico, ma prima dobbiamo fare queste due cose qui della missione quando la luce tornerà. Lo andremo a fare sicuramente, ragazzi. Ci becchiamo, raga, nel prossimo episodio, come vi stavo dicendo. Bella. E... bella lì, insomma. Mi verrebbe da spararti in testa, ma non lo faccio perché sei una bomba.